Ciao a tutti, sono Fabio Vitiello. Oggi abbiamo per le mani, anzi abbiamo in mezzo ai piedi, una pedaliera. In particolare una pedaliera costruita da LQ Guitars. Si parla di un case molto solido e molto leggero che permetta di inserire tutti i propri pedali per qualsiasi situazione. Nel senso che, essendo una pedaliera molto resistente, è perfetta per stare sul camion, quindi per una tournée. Ovviamente le dimensioni verranno scelte, sono custom, cioè vengono scelte dal chitarrista. Oppure è anche perfetta per il furgone, nel senso che è molto leggera e molto ben trasportabile. Perché è così leggera? Perché riesce a coniugare la sua indistruttibilità, dovuta al materiale con cui è fatta, con la sua leggerezza, perché la struttura delle sue pareti è fatta di fogli di 3 mm composti di 1 mm di alluminio, 1 mm di polistilene all'interno e un altro millimetro di alluminio chiusi a panino, il che la rende particolarmente leggera oltre che estremamente resistente. Inoltre, su richiesta possono essere installate anche le ruote per poterla trasportare come fosse un trolley. È una pedaliera molto bella, molto ben costruita. Andiamola a sentire. Veniamo all'interno, cioè al funzionamento di questa pedaliera, andiamola a vedere più da vicino. Alloggiamo i pedali sopra un pianale in alluminio costruito con le stesse caratteristiche di quelle che sono le pareti del case, quindi molto resistente ma molto leggero, e vengono inseriti sopra questo pianale con un velcro biadesivo molto resistente. Per quanto riguarda i componenti, tutto è su misura, quindi i connettori vengono scelti appositamente da Luca Quericconi, quindi LQ Guitars, e sono connettori Neutrik. I cavi sono di altissima qualità e vengono fatti direttamente da lui. Sotto al pianale viene alloggiata l'alimentazione. In questo caso abbiamo un trasformatore Masotti PV4 Custom, che ci garantisce la stabilità della corrente per l'alimentazione di tutti i pedali. Ovviamente sono possibili anche altre soluzioni a seconda della richiesta del singolo chitarrista. Per quanto riguarda invece i collegamenti dei pedali, abbiamo il looper Vintec V8, che è stato scelto da LQ Guitars per una serie di motivi. Prima di tutto la sua innovatività e in secondo luogo per la sua leggerezza. La Vintec V8 infatti permette di collegare in loop, quindi send and return, fino a 8 pedali. Inoltre permette l'implementazione MIDI, cosa non da poco, e permette anche di poter avere un'uscita per uno switch dei canali della testata.